Giampiero De Cecco, grazie per averci innanzitutto aperto le porte della vostra azienda. Sono 5 decenni che va avanti questo viaggio per la vostra attività. Che cosa vuol dire essere testimoni di un viaggio lavorativo così lungo innanzitutto? Beh, un viaggio pieno di passione, un viaggio pieno di serietà e soprattutto della famiglia. La famiglia, perché queste cose, quando sono aziende medio piccole, le vere aziende italiane nate negli anni 50-60 dopo la guerra, la forza era la famiglia, che oggi mano a mano sta un po' scendendo, ma la vera forza di questa azienda è stata la famiglia, essere uniti tutti, da mio padre, poi sono arrivato io, adesso spero che arriveranno i figli. Ma anche un contributo ai miei collaboratori, ai miei dipendenti, ma tutti, che con un'unione siamo riusciti a portare questa azienda da Dragonara, San Buceto, diciamo in tutto il mondo. Oggi siamo in Abu Dhabi, siamo a Singapore, siamo in Kazakistan, un po' tutto il mondo. Grazie ai nostri clienti, che sono i clienti internazionali, abbiamo avuto la possibilità e il modo di crescere questa bellissima società abruzzese. A proposito di famiglia, lei ha fatto riferimento alla sua, ai suoi genitori, che poi è una storia come ce ne sono tante del secolo scorso, un po' particolare perché è un'emigrazione di rientro di fatto. I suoi genitori, esatto, tornarono dall'estero. Esatto, tornarono all'estero perché avevano un'idea, un progetto ambizioso. Perché mia madre, come le vecchie, diciamo, come mia nonna, ha insegnato di andare a lavorare nelle suore, fa la sartina, e da lì ha iniziato a cucire i guanti, si è trovata veramente questa possibilità di aprire un'azienda, di fare abiti da lavoro, soprattutto i guanti, qui a San Buceto. Poi piano piano si è partiti con il lavoro, diciamo, piano piano, sempre con serietà, e devo dire che abbiamo conosciuto anche delle persone giuste, dei fornitori giusti che ci hanno creduto, mio padre. Piano piano poi siamo cresciuti in quest'ambito. Cosa vuol dire oggi essere all'interno di un'economia globale per un'azienda che nasce nell'Interland dell'area metropolitana abruzzese? Non è che è cambiato molto rispetto agli altri anni. Bisogna crederci a dei progetti, crederci veramente, avere la passione. Sentivo l'altro giorno che parlavano di 2 P, c'è la passione e poi c'è la pazzia. Ecco, queste sono due cose che devono sempre rimanere: la passione al lavoro, la passione per un progetto, la passione di costruire cose nuove, di non dare, diciamo, cose, non bisogna illudere né il cliente e né soprattutto i dipendenti. Questa è la passione, è la cosa che oggi per me è questa azienda che sta andando avanti, E allora, a proposito di doppia P, visto la vostra vicinanza anche al mondo dello sport, quanto c'è di passione e quanto c'è di pazzia? Beh, di passione e pazzia ce ne sono tanto. Beh, noi abbiamo iniziato con il mondo Bridgestone, sul mondo motorsport, a livello mondiale in Formula 1, e siamo veramente stati onorati di avere, siamo arrivati fino alla presidenza del capo tecnico Mario De Cecco. Negli anni 97-98 siamo abbastanza, abbiamo una vera soddisfazione. Poi abbiamo il mondo del calcio, il Scaracalcio, il San Buceto, e poi la passione del ciclismo, che è nata con mio padre, con degli amici di San Buceto, che piano piano siamo cresciuti. Poi io per un periodo di tempo ho lasciato questo ciclismo, ma poi l'ho ripreso, ma l'ho ripreso a livello di cicloturista, proprio di fare delle passeggiate. Nel 2005 ci siamo lanciati nel discorso di andare ad Assisi, mi hanno preso al matto, dicevo, ma andiamo a fare in bicicletta, dove andiamo? Poi abbiamo fatto 3 giorni, da lì poi sono nate tutte le nostre varie gite, diciamo, tutte le varie tour che abbiamo fatto.
Ecco, allora facciamo un piccolo passo indietro, visto che ha parlato della vostra associazione sportiva. Facciamo un salto indietro di 25 anni, perché a giorni festeggerete Domenica. il 25ennale. A Casa l'Incontrada nel 1992, in un luogo come ce ne sono anche in questo caso, una storia tipicamente italiana, a tavola. A tavola, sì. Nasce che cosa? Nasce questo gruppo Mario De Cecco, allora si chiamava Mario De Cecco, perché mio padre è sempre stato nell'ambito dello sport, sempre stato. Dunque, mio padre, devo dire che è sempre stato uno del territorio, è sempre piaciuto stare nel territorio, fare le cose nel territorio. E sai, degli amici, ho detto perché non facciamo questa associazione? Senta, beh, dai, facciamo, se facciamo gli abiti da lavoro, facciamo pure l'abito sportivo perché si vende. E siamo partiti. Con questa cosa, tra un bicchiere di vino e l'altro, si è partiti a fare questo gruppo di 6 persone, 6-7 persone che siamo partiti nel 93. Oggi, dal 2010 si chiama Nuvola Gialla. Le chiedo come mai? Ora, se il colore può essere assimilabile al Tour de France, la nuvola. No, assolutamente. Allora, i nostri colori del Sambucese sono giallo e verde. E diciamo che negli anni 2000 la mia associazione, il gruppo De Cecco, eravamo quasi una trentina di persone e siccome vestivamo tutti uguali di giallo, a un certo punto c'era un signore che disse: ah, sta arrivando Nuvola Gialla, uno dei nostri iscritti. Diceva: ma come mai? Allora ci ha detto Nuvola Gialla, Nuvola Gialla. E siccome abbiamo dovuto ricreare questo SD, non volevo mettere il nome Mario De Cecco, allora è nata questa cosa: ma perché non mettiamo Nuvola Gialla? E così è nata questa valutazione di mettere una nuvola gialla, anche perché mettere dietro la schiena una nuvola gialla, uno si ricorda sempre di parlare di una nuvola gialla, che era il simbolo, il marchio che chiamava questa cosa qui. Tutto qui. Di queste esperienze, che cos'è che ancora la emoziona come se fosse il primo giorno? Gli amici. L'emozione di questi amici che vedi effettivamente quando tengono al nostro, diciamo, il nostro gruppo, soprattutto i nuovi, i più giovani, perché considera che il nostro gruppo siamo già alla terza generazione. Mio padre ha iniziato con la sua età, insomma, erano già persone sessantenni, e chiaramente ci sono alcune persone che non ci sono più, chiaramente sono arrivate alla seconda generazione della mia età. Diciamo che oggi la cosa più bella di questo gruppo, che siamo della mia età, è, diciamo, i miei coetanei e i miei paesani, ecco, l'80% siamo tutti, e questa è la cosa più bella che io ho oggi. Chiaramente questo è l'entusiasmo che ci dà, che ci lega. Ogni tanto succedono delle scaramucce, delle cose, però alla fine vedo che c'è la sostanza del gruppo, del vero gruppo. Ecco, questo è che mi emoziona tutte le domeniche uscire con loro, anche se torno dai viaggi molto lunghi, molto faticosi, ma la domenica, se sono qui, anche se rientro la notte tardi, la domenica mattina sono con loro e questo è che mi entusiasma. Nel 2010, Sì. poi accade una cosa particolare, un viaggio particolare nel Nord Europa, una specie di sfida, ecco, raccontiamola. Raccontiamo, sì, molto bene, volentieri. Eravamo in un'agenzia di viaggi e ci disse: ma perché non organizzate partite da Pescara fino a Amsterdam con Ryanair e poi riprendete il treno, l'aereo da Ann e tornate a Pescara. Praticamente c'era ancora quei voli, cioè c'è ancora tuttora questi voli low cost che costava pochissimo. E ho detto: beh, perché non lo facciamo? Diamo una settimana, ci siamo messi tutti in gruppo a decidere come fare e alla fine siamo partiti a fare questa avventura, questo tour. Che sembra facile, ma sono 700 Sono chilometri. 700 km, che poi io sono un ciclista, un cicloturista, come ripeto, e non sapevo che poi alla fine sono uscite tutte le mitiche, diciamo le gare mitiche, la Liegi Bassoliegi, la Parigi-Roubaix, la Freccia Vallona, la salita di Huy, e le abbiamo fatte tutte, perché in quel caso abbiamo avuto come guida un corridore professionista, ex professionista, che si chiama Andrea Ferrigato, che ci ha praticamente portato in giro per questi 700 km bellissimi, e con Andrea ogni sera ci raccontava le storie che succedevano, insomma,
delle storie belle, delle storie brutte, ma soprattutto è stata veramente bella. E allora le chiedo, qual è la salita che l'ha messa più in difficoltà di queste grandi classiche? No, vabbè, tutte? Ce ne sono tante, tutte. Diciamo, forse il muro di Wii? Il muro di Wii è stato una delle, diciamo, è stata abbastanza dura, abbastanza dura. Considerando anche di andare a vedere il velodromo di Roubaix, fare un pezzettino di Roubaix sul pavè, perché abbiamo fatto tantissimo, abbiamo fatto qualche chilometro, però fare queste mitiche dove sono passati grandi campioni, insomma. Ma ha fatto il classico giro e mezzo al velodromo? Sì, abbiamo fatto un giro bellissimo, emozionante, ma soprattutto chi sono appassionati di ciclismo dei miei iscritti sono veramente entusiasti. E invece la maglia che ha lì vicino a cosa fa riferimento? Questo è un regalo che le hanno fatto? Sì, questo è un regalo, una sorpresa che nel 2014 mi fecero a casa. Tornai a casa la sera, ovviamente quella sera ero stanchissimo, e dal giorno del mio compleanno del 2014 tutti della Nuvola Gialla mi regalarono questa maglia che domenica la indosserò per onore degli amici che hanno contribuito a questa cosa qui. Ci sono delle foto che si riferiscono a... Ma queste sono delle foto, diciamo, prese dei tour che abbiamo fatto qui. Questo per esempio è una foto dove siamo tutti, dove ogni anno, ogni gennaio, il primo gennaio, il capodanno, facciamo il brindisi dell'inizio dell'anno e ci mettiamo tutti a festeggiare e facciamo quei 20-30 km a gennaio. E poi ci sono tutti i vari tour che abbiamo fatto qua in giro. Qui c'è stato anche in Spagna, l'ultimo tour l'abbiamo fatto in Spagna quest'anno. E che giro? Giro abbiamo fatto Girona, la Costa Brava e, diciamo, Barcellona. Siamo stati solamente 3 giorni, che abbiamo anche un amico lì, che Tony, che ci ha guidato nei vari 3 giorni in Spagna. Le faccio una domanda relativa proprio a quest'ultima considerazione. Viaggiando così tanto, non solo per lavoro, soprattutto con la bici, di solito si dice si fanno anche tante amicizie lungo la strada. Sì. Ecco, è vera, è una cosa vera. E quante amicizie che poi le sono rimaste affatto? Ne sono rimaste tante. Ma considera che noi quando partiamo, già partiamo con gli amici, siamo stati... In loco. Siamo stati a Napoli, abbiamo conosciuto gli amici di Salerno, siamo stati in Sicilia, abbiamo conosciuto gli amici siciliani, siamo stati ad Anchiari, dove saluto i miei amici di Anchiari, dove fanno parte dell'Intrepida. E siamo stati, insomma, anche in Belgio abbiamo conosciuto altre persone, ma poi giro che si gira conosciamo altre persone, insomma. Le faccio una domanda personale. Quando è stato in Belgio ha voluto magari rivedere i posti dove erano stati i suoi genitori? Sì, difatti eravamo a Liegi, e dove io sono nato a Liegi, e dove c'è anche mio zio, ci siamo fermati, abbiamo dormito a Liegi, quello che ho voluto, che insomma, dopo tutti questi cammini, insomma, volevamo, anche perché lì c'è la famosa salita degli Abruzzesi che bisogna andare a vedere, insomma. È stato anche un emozionante per me. E allora le chiedo, il prossimo, al di là della manifestazione che farete per i 25 anni, il prossimo viaggio l'avete già immaginato? Lo stiamo immaginando. Allora, molto probabilmente vorremmo andare nei paesi scandinavi, Capo Nord o lì vicino. Probabilmente non basterà solo... Sicuramente no. Diciamo che lì vorremmo andare. Questo entusiasmo che traspare dalle sue parole è quello che spesso si dice non fa sentire la fatica dei pedali. Sì. Abbiamo interpretato bene. Esatto. Senta, dove trova oggettivamente il tempo, ma anche la voglia a volte di uscire con la bici e fare magari lunghi viaggi? Ma la voglia, allora, io dico sempre alla mia famiglia, ai miei collaboratori, come faccio? Perché io faccio un lavoro di passione e poi non ho tanti, come posso dirti, non imbrogli. Io lavoro con serenità, non dico bugie. Se la cosa è così, deve essere così.
Allora sono, diciamo, sono sereno. Chiaro che un industriale non può essere sereno, un presidente di una società non può essere sereno, però per quello che faccio oggi mi sento sereno, come una famiglia abbastanza importante. Rientro, grazie a mia moglie che mi sopporta, riesco ad uscire, ad avere questo entusiasmo, questa cosa di serenità di uscire con gli amici. Poi, detto questo, è un'uscita in bicicletta, non è che andiamo a fare le corse o andiamo a fare. Poi devo dirti, anche per stringere verità, che nel nostro gruppo ognuno fa una sua cosa. Chi prepara il percorso, chi si interessa del, diciamo, ognuno ha un suo compito. E devo dire che è tutto ben organizzato, ottimizzato, come posso dirti. E devo dire che, ecco, questo è quello che mi porta avanti, questo andare avanti. 50 anni di attività aziendale, 25 anni di gruppo sportivo, sono numeri importanti, ma dovesse prevedere il prossimo orizzonte, come lo vede? Ma io lo vedo di, a livello lavorativo, di crescere ancora e di far crescere i miei figli e i miei nipoti. E da quest'altra parte spero che qualcuno ricontinua a portare questo gruppo, che io spero che durerà nel tempo, insomma. Io vedo che oggi ho 50 anni, ancora te 25 anni, 75 anni, ho dei miei iscritti che ha 75 anni, vuol dire che fra 25 anni al 50esimo ci sarò. Non deve essere un punto di arrivo, ma deve essere una partenza per fare altri 25 anni. E ne altri 50 anni per arrivare a 75. Allora io la ringrazio per averci concesso questa intervista, grazie per essere stato con noi a Giampiero De Cecco. Ovviamente vi auguriamo a lei e al suo gruppo sportivo esattamente quella longevità che vi augurate. Grazie a voi, buonasera.